conosciuti. È presente il ristoro gestito dalla Ginestra, e se volete accomodarvi a prendere qualcosa da bere potete farlo. Sei pronto? Allora ti chiedo di... sì, io non conosco praticamente nulla, ti chiedo... perché non c'è niente. Io da bambino ho fatto molte scuole all'estero. Poi dopo, a 18 anni, uscire dal dettato vecchio al dettato nuovo. Poi dopo mi misero tante mortelle. Poi dopo compri alcuni amici che mi facevano lavorare. Poi dopo giravo dal manicomio all'altro. Poi dopo andavo a casa con i genitori. Poi facevo tutto il ricordo, un bel torano. Dopo la mia storia è di te qua. Il Bertolani com'era? Era bene, perché quando uno si trova a letto, ciao Marione, ciao, quando uno si trova a letto, lo tenevano dal freddo e non lo svegliavano. Mi dicevano gli infermieri, mi devo concentrare. Io non lo sveglio, si sveglia da solo. E infatti al mattino si trovavi tutto bagnato. E cambiato niente. Poi nello stato, la Montelli è il tempo. E dopo, qui mi vedevano dentro le camerine con le porte sbandate. E poi dopo, di lì, mi vedevano anche cattiva gente, come gli infermieri, e mi vedevano la porta a chiave. Dopo non si potevano uscire dalle porte che erano qua. Poi gli altri che potevano uscire, io stavo dentro, anche io mi sentivo uscire come loro. E la differenza che c'era qua al San Lazzaro e poi adesso alle Ginestre, cosa è cambiato come vita? Qua è bello qua, qua è più bello là. Perché là c'è una porta, poi c'è delle donne che ti aiutano, e ogni tanto ci diamo una mano a lavorare, puoi fare il letto, puoi fare la doccia, poi dopo non lo giorno si mangia. Poi dopo si aspetta alle 4 per far merenda. Io stavo lì. Poi dopo quando verso le 6 si mangia. Poi dopo verso il finito di mangiare, verso perché verso l'8 e mezza c'è da fare chiave, mettere chiavi, le codelle, e l'acqua. Il ricordo che hai dei dottori, degli infermieri, delle persone che lavoravano a San Lazzaro, com'è? Io ho conosciuto molto, mi voleva molto bene, era Marelli, il dottor Marelli. Infatti mi ha dato lui il permesso da uscire. Io per periodo andavo anche a Fabione, io, come ricoverato. E io facevo delle piccole licenze, perché poi con quello del fulma io
fecero, facevano, rubato un pullo, dopo portato fino a Chitano, poi di lì facevo delle delle piccole licenze. Sì. Dopo mi hanno dato 2 anni di procedimento. Poi dopo... Mi hanno fatto un anno. E fuori dalla criminale. E dopo per sempre mi sono un po' in questi manicomi. Quando eri qua al San Lazzaro, cioè, vi sentivate comunque, cioè, vi piaceva come luogo o diciamo preferite di più la situazione attuale? Come... perché qua una volta c'era, come si dice, il forno, come facevano il pane loro, qua, i maiali, c'erano le bestie, i trattori, i contadini, le zone verdi, e tutte quelle belle cose lì. Poi dopo facciamo il gioco loro, poi dopo credo anche una volta c'erano le scuole qua, che gli abiti estivi, gli abiti invernali, da mangiare da bere, c'erano tutte le scuole lì al villino, le sei drogate adesso. Il villino era questo? Il villino svizzero. Il villino svizzero, sì. Adesso sì, l'hanno restaurato adesso. Sì. Adesso c'è il tocco. E dopo mi hanno mandato via per favore. E dopo sono arrivato in cuore a lavorare lì. Poi... E tu hai dei ricordi anche di altre persone che hai conosciuto qua dentro? Cioè, eravate in molti qua? Sì, facevano parte di... Ho avuto sento che anche 150, 200, 300 persone. Poi venivano dentro con la macchina, poi dormivano lì, poi la mattina andavano a fare il giro in macchina, dopo mangiavano e bevevano ancora. Dormivano, poi dopo ancora con la macchina andavano a girare, poi venivano dentro ancora con la macchina e poi giravano, poi dopo venivano ancora dentro con la macchina e erano mica malati, era gente pura. Ah, non erano malati? No, gente pura. Ah. Perché uno se c'è la macchina e viene dentro con la macchina. Non è un malato, un tocco, è un pullo. Io capisco, un malato lo puoi aiutare, ma però con la macchina no, non lo puoi aiutare. Perché quello fa del male. Peggio. Prima dobbiamo finire il video però. Ciao. Perché adesso stiamo... Io sto leggendo un po' tutta la storia qua dentro dei vari reparti, perché non la conosco, no? E stiamo facendo una serie di interviste e fra 2 o 3 mesi sarà finito il video. E dopo possiamo fare una proiezione. Facendo solo una prova. Niente, si tratta di una rappresentazione teatrale che ha avuto... una genesi, una nascita, un'idea che è stata ideata, come è nata come idea a marzo del 2 anni fa, cioè un anno e mezzo fa, per cui ha seguito a ciò un anno di prove, quindi è sorto lì. Teatrale diretto da chi?
diretto dalla da signora Monica Franzoni. Ah, sì, che è quello. Che penso che sia la figlia di Auro. Il signore, lei ce ne parla così. E, questa rappresentazione vede un po' le fonti in un giornale dell'OPG, che è un giornale che c'è già da un parecchio tempo e che esprime e raccoglie, praticamente costituito dai degenti, dalle riflessioni, dai resoconti di recite, di idee, di... E queste cose che avete scritto, bene o male, sono riperdute su spettacolo? Sì, infatti, questo spettacolo ha due parti. Ma io parto adesso, Sì. Sì, quelle cose che ho detto prima. Sì, no, un po' l'ho preso, ma erano, ma dopo lo riprendiamo. Intanto partiamo dallo spettacolo, così capiamo. Parti proprio dallo spettacolo. Intanto poi dopo nel montaggio possiamo le cose senza problemi. Cioè, lui è bravo, io non capisco niente di macchina, però ti piace più scrivere, diciamo. Questo spettacolo consta di due parti. E la prima consta di due parti. La prima parte è appunto sono state assemblate una serie di riflessioni, appunto abbiamo detto, di lettere anche che sono sorte così, da parte dei degenti e con riferimento a più di 10 anni di storia circa, forse un po' meno, di questo giornale. E ovviamente queste parti sono cucite, cioè non è che sono messe lì tipo francobolli, oppure lo sono, però c'è tutto un filo conduttore, no? E quindi adesso poi nell'ambito dello spettacolo emergeranno i contenuti. Quindi cioè, voi recitate però parti scritte anche da altre persone, ce le avete scelte? Sì. La seconda parte, mentre invece, è un monologo molto grande, molto forte, di grande spessore, e adesso io penso che non posso fare riferimenti di nomi. Questo spettacolo noi è stato rappresentato più volte l'anno scorso, però questa risulta la prima edizione che noi facciamo all'esterno. Ecco, quello che ti chiedo è questo: quando avete fatto la selezione dei testi e quindi avete scritto, diciamo, composto lo spettacolo, quali sono stati i temi o quello che avete voluto comunicare rispetto ai testi, alla recitazione? Cioè, quali sono le cose che avete voluto, diciamo, far emergere? Beh, ce ne sono parecchie, cioè penso che diciamo, voi non avrete modo di filmare lo spettacolo. Ma se si può lo facciamo, sì. Sono... come si può dire, ci mancava solo questa, cioè. Sono un po' delle, come dire, dei gridi tipo Munch così, rispetto alle storie personali di ognuno, no? Quindi però ci sono anche parti più amene. Per esempio la seconda parte è una specie di dialogo a più voci, per cui risulta che cioè che per esempio
tante storie di ognuno di noi, storie diciamo per cui si è qui, si è in OPG, hanno alla radice, alla base, goccia di miele si chiama questa parte, cioè una causa che è un non senso così. Infatti noi siamo all'ospedale psichiatrico giudiziario, non siamo in un carcere, no? propriamente detto. Cioè nel eravate la vostra prima esperienza teatrale questo, oppure avete già avuto esperienze teatrali? Cioè col mondo appunto della recitazione così? Io mi ricordo qualcosa quando ero piccolo, ma è stato un piccolo fallimento. come mai allora, cioè, tu come mai hai scelto di partecipare a questo lavoro e come ti è sembrato? Perché ad esempio io anche io sono un po' grato a livello recitativo. Ho fatto una volta qualche anno fa, dopo anni che lo facevo ai tempi della scuola, ho rotto un po' diciamo l'occhio del pubblico soltanto quando metto i nuovi occhiali che non vedevo. Cioè, mi sono accorto che in un certo senso se sono solo riesco a farlo, se sono in mezzo al gruppo me lo rivolgo. Cioè, come avete scelto diciamo di rompere questo? Personalmente diciamo che alcuni mesi ci siamo solo trovati per raccogliere materiale ufficio così, e quindi nessuno sapeva che avremmo recitato tutti, avuto delle parti così, quindi è una cosa che è risultata, che è nata piano piano, no? Quindi abbiamo capito che non era una cosa difficilissima. Ovviamente noi siamo guidati da un giorno Monica, per cui siamo un po' guidati, no? Accompagnati, presi per mano, come si dice, anche con il rispetto a esperienze molto nuove, così, proprio nuove. E quindi abbiamo capito che non era una cosa impossibile. Poi abbiamo fatto delle prove, ognuno di noi sono state destinate le parti anche più confacenti alla personalità, che poi. E quindi noi recitavamo una grande nella chiesa dell'OPG, che è una palestra molto grande, più grande degli spazi che abbiamo qui. E personalmente quindi è stata un'esperienza molto buona. L'anno scorso abbiamo fatto 7-8 prove, recite, purtroppo diciamo non siamo li abbiamo fatti all'interno dell'OPG perché non è stato mai possibile uscire, farle esternamente. Diciamo il fatto di fare per la prima volta una rappresentazione fuori, che effetto fa? Alcuni di noi mi sembra che sono la prima volta che escono addirittura, quindi cioè questa il teatro questa ha permesso anche questo di usufruire questo valore d'uso, non di mercato, quindi la recita, ma anche d'uso di uscire. Poi faremo un po' di baldoria alla fine. E niente, io sì? No. Tu hai scritto anche delle parti del testo, oppure hai contribuito soltanto alla recitazione, alla scelta delle parti? No, mi sembra che non c'è nulla di mio.
è nella, nello spettacolo che parte fai? Cioè, non so esattamente com'è, appunto, com'è, cioè, se siete dei personaggi, se comunque recitate uno alla volta, cioè, non so esattamente com'è. Io risulto un po', mi sembra, tipo il grillo, la coscienza della... il grillo della... come si può dire? Degli attori, della... del gruppo, no? Della... dei teatranti, così, delle persone, delle voci, così, delle persone. E... per esempio, a me, vedo che questo impegno mi è servito anche, sono cambiato anche come patologia, come sono forse più, un po' più di coraggio, quindi anche espressivo, e sono in ricerca, penso che il bello sarà quando, forse questo non è la verità in assoluto, quando faremo delle recite con un coinvolgimento maggiore. Persone? Di persone? No, dico forse come stato d'animo, no? Quindi probabilmente adesso stiamo i primi passi. E tu praticamente dai comunque sempre... Poi vedo per esempio che qui la struttura è meravigliosa, bella, cioè c'è verde, la struttura edile è restaurata, nuova. Quindi penso, questo era un ex posto di un ospedale, no? Ci stavano qua, mi hanno detto prima, perché non lo sapevo, perché noi stiamo facendo un video su proprio questo luogo qua, mi hanno detto che c'erano le donne in questo padiglione qua, perché il padiglione era suddiviso secondo uomini e donne, così via. Adesso ci sarà l'università, insomma, di Modena e Reggio, sì. Ci dovrebbe essere il campus, quindi qua c'erano alcune aule e sopra ci dovrebbero essere anche le stanze dove dormiranno, insomma. Sì, cioè io non me lo ricordo questo. Me l'ha detto Fabio. Ah, Fabio, perché non ho detto come si chiama. Sì, il mio nome è Andrea. Sì, lui mi ha detto. Che insieme a Massimo e lui siete Fabio, siete quelli che fate il monologo finale, mi ha detto. Massimo, sì, Massimo non è ancora arrivato, non è venuto qua. Sì, io faccio il finale insieme a Massimo, poi. Nel tramezzo ci sono tante parti che vengono suddivise in base, cioè ognuno c'ha la sua parte, insomma. E la canzone di mezzo che divide la prima e la seconda parte l'ho scritta io, sono l'unica cosa che ho scritto. Ah, proprio la canzone e la musica o anche le parole, tutte e due? No, ho scritto solo le parole, e le musiche le ha fatte tutte Germano, che per conto mio è un chitarrista professionista, cioè potrebbe diventare un grande chitarrista, ha suonato, io quando ero ragazzo facevo cantante, avevo una band, niente di speciale. Sei di Reggio tu oppure no? No, sono cresciuto a Camogli in provincia di Genova, poi sono andato a vivere a Milano, ho avuto contatti con la CGD, poi vabbè, io scrivevo musica anche, ma questo non c'entra con lo spettacolo. No, ti chiedo appunto di fare un po' dello spettacolo, perché va bene, noi lo vedremo oggi per la prima volta. Poi dopo penso che appunto torneremo anche al Cristallo, al cinema, verso novembre, non lo so, comunque. Niente, ti chiedo di raccontare un po' com'è nato, com'è stata l'esperienza, quello che bene o male, insomma, ti piace di più dello spettacolo, come l'avete pensato, il motivo. E se l'avete pensato, ecco appunto una cosa che mi interessa per portarlo fuori dall'OPG. Io penso che sia, prima di tutto, in base alla scelta dei brani che sono dentro questa rappresentazione, il compito è stato affidato alla Monica, alla nostra regista, e noi penso che abbiamo provato
sinceramente, subito. Io ho incominciato questo progetto partendo dall'inizio, ma non sapevo niente. Tra l'altro ero appena arrivato da poco in OPG, perché tra poco me ne andrò, tra l'altro, non è che... E niente, ho chiesto subito di darmi più parti possibile, perché sono un po' esibizionista, sono fatto così. Ma niente, per niente, cioè io mi sono reso conto poi di come veramente si vive là dentro, di conseguenza mi piace molto quello che sto facendo, proprio per questo motivo, perché io so che tra un po' me ne andrò, però so che ci sono delle cose che non vanno bene là dentro. Cioè io ho sempre pensato che una realtà del genere non possa esistere, perché è stata la mia prima esperienza carceraria, perché l'OPG comunque sia è una struttura carceraria a livello che ci sono le sbarre, che si vive comunque con un regime carcerario, mentre in realtà dovrebbe essere un ospedale psichiatrico, ma non lo è. Sì, a livello di farmaci, però io non sto dicendo che comunque sia sbagliato in base alla situazione il comportamento, parto dal comandante, perché cioè di coloro che lavorano lì, insomma, lo fanno per loro scelta e io rispetto le loro scelte, no? Ma non si può pensare che persone malate di testa stiano, cioè non lo so, io è la prima volta che ho un'esperienza di carcere e per me, io dico sempre di star bene e via dicendo, ma in realtà non è vero, perché sono molto bravo a fingere, soprattutto con me stesso, ma non è un... Io dico a mia madre sempre, per esempio, che sto bene, no? Lei vive a Camogli, io vivo a Milano, vivevo, tra un po' ritornerò a vivere lì, mio padre abita a Torino, non è che vivo per i fatti miei. E non lo so, per esempio, io mi sono fatto levare un dente perché mi faceva male, o andavo avanti ad antidolorifici o me lo facevo levare. Non c'era una via di mezzo, nel senso che la possibilità comunque di fartelo curare c'è, perché però è lunga, ci sono tutti dei procedimenti che sono molto lenti e perciò ho detto, piuttosto che soffrire come un cane, me lo faccio levare e basta, non se ne parla più. Io sono andato da un dentista che tra l'altro viene rannominato nella nostra rappresentazione, e dopo 5 minuti con la sigaretta in mano, prima mi ha fatto l'anestesia, no? E si è fumato una sigaretta davanti a me nell'ambulatorio, cioè adesso sto polemizzando, ma io sono polemico di natura. E dopo 5 minuti mi ha detto, lo senti ancora, ti fa male, cioè lo senti, ha fatto effetto, ma sinceramente no, però è arrivato lì, l'ha tirato via. Insomma, io mi ricordo che quando mi è successo che mi hanno levati altri, tramite l'ASL, te li levano comunque, non è che te li possono curare, però c'è un procedimento molto più lento, ha fatto veramente, non so se si è comportato bene. Io il dolore non ce l'ho più, però c'è ancora un pezzo di dente attaccato qua, lo c'è in giro. Ma e sto zio, non me ne frega niente. Voi avete parlato queste storie anche nello spettacolo? Sì, sì. Ah. È una polemica diretta verso il pubblico e comunque anche perché noi non abbiamo la possibilità di sapere quello che pensa la gente al di fuori di questa struttura, della nostra struttura purtroppo, però io mi ricordo cosa pensavo delle persone che stavano nelle strutture, come il carcere, comunque io non sapevo nemmeno che esistesse l'ospedale psichiatrico giudiziario. E non me ne fregava niente, cioè non pensavo che fosse così tremendo il dolore che si può provare, cioè è terribile. Io
faccio finta di niente, non ho mai pensato al dolore che provo, perché leggo, scrivo, suono la chitarra, faccio sempre qualcosa, guai se mi fermo un attimo mi arrabbio, perché amo, dico qua, onolente o volente devo rimanerci, quindi sfruttiamo il tempo in una maniera più positiva che posso. Allora cosa succede? So che quando uscirò fuori non potrò più avere tutto quel tempo che ho adesso di leggere, e sto leggendo come un pazzo, mi piace tantissimo, è sempre stata la mia passione. E dopo ho saputo che c'era una chitarrina, non è quella di Germano, guai, non gliela tocco perché ai chitarristi non bisogna mai chiudere la chitarra. E suono, strimpello, sto scrivendo delle canzoni, ma lo faccio per divertimento, non è che ho degli interessi, ormai la mia vita penso che andrà per un'altra via, ma la mia passione per la musica è rimasta e la coltivo. La gente comunque è difficile, per esempio in carcere, adesso parlo direttamente. Facciamo l'ultimo pezzo perché poi dopo devono iniziare. Ah. Tra quarto d'ora. Ti dico una cosa velocemente, praticamente in carcere sai quando esci. Ti viene data una pena. In OPG sai quando entri ma non sai quando esci. C'è gente che ha dato uno schiaffo alla moglie ed è da 3 anni dentro in OPG perché non sta bene psicologicamente, perché di qua, perché di là, e viene comunque dimenticata. C'è gente che ha commesso omicidio che dopo 7 anni esce. Nel senso che quello dei 3 anni ha avuto una pena di 2. È quello che ha commesso omicidio, che comunque si comporta bene, e chiunque esca per me va benissimo, però prende minimo 10 anni, dovrebbe prendere minimo 10 anni, o da 5 a 10 anni, adesso hanno aumentato le pene, comunque non mi interessa, so che escono dopo 7 anni se si comportano bene, tutto sta a vedere come stai psicologicamente, se hai raggiunto un presunto equilibrio psicofisico, insomma. E a quel punto ti danno la possibilità di uscire, a prescindere da quello che hai commesso. Ognuno ha la sua storia, la mia storia è che ero ubriaco marcio, facevo l'ubriacone e sono uscito dal Parco Sempione ubriaco, avevo una bottiglia di grappa in mano, mi hanno fermato 2 carabinieri, me l'ha raccontato una mia amica perché io non me lo ricordo. E mi hanno detto di fermarmi, io ho detto ma vaffanculo, scusami se... E mi hanno minacciato, cioè mi hanno detto delle cose che mi hanno fatto arrabbiare, mi sono girato, ho spaccato la bottiglia per terra, sono andato verso di loro e mi hanno levato chiaramente in un secondo la bottiglia e mi hanno dato una... cioè mi hanno massacrato di botte, io non mi ricordo niente. E so solo che dopo 2 anni mi è arrivata questa storia e adesso sono qui, sono 17 mesi che sono dentro, faccio sempre finta di star bene con tutti, ma in realtà non sto bene, non si vive bene, scusami. No, perdonaci, grazie. Adesso veniamo a vedere uno spettacolo. Ok. 15 anni in vendita, 10 volte, le macchine, i clienti, ecco, da 80 contratti che avevamo, ricordavo il numero, e 80 clienti che al limite allora Stefano potevamo anche dinamicamente così insomma sapere, ecco, adesso di clienti di imprese ne abbiamo 650. Io non citerò alcuni di questi clienti, basta solo dire che sono comunque imprese che sono leader di diversi settori, nel settore della cooperazione, nel settore dell'imprenditoria privata, nel settore della pubblica amministrazione e delle municipalizzate. Ecco, non cito nessuno perché poi alla fine per noi come CarServe questi clienti sono tutti importanti. Direi che l'importanza va sia da chi ha una flotta piccola a quelli che hanno flotte importanti. Noi dobbiamo avere la capacità di trattare questi clienti tutti con lo stesso grado di servizio. Questo credo che sia
la nostra forza. Altri numeri stanno nel fatto che ci troviamo stamattina, dopo aver un momento simbolico chiaramente, di consegna, una bellissima ragazza, che è anche vicepresidente di Copservice, la Barbara Piccinini, della 5.000esima macchina, si dice così, 5.000esima macchina. Questo sa significare che qui questa crescita, ma la crescita è avvenuta anche sull'intero territorio nazionale. Carserve prima nel 94, per dire dove era Carserve, dicevamo, Carserve, lì vicino al Marabù. Oggi devo dire, per indicare dove è un'azienda, diciamo vicino Car Center. Io credo che ci sia una certa diversità nel dare queste indicazioni. Vuol dire che siamo riconosciuti e siamo ovviamente come azienda, abbiamo una certa immagine, ma siamo presenti a livello nazionale, perché siamo presenti di fatti soprattutto in tutta Nord Italia, siamo presenti come Car Center, ma anche come società del gruppo, Car Center Ducale Parma, Car Center Serenissimo nel Veneto. Poi vabbè, poi c'è il fatturato i primi anni nel 94 erano di qualche decina di milioni di lire, oggi sono di decine di milioni, 27, ma di euro, quindi anche qua credo che ci sia una certa diversità. E poi mi piace ricordare, perché l'ho detto anche nell'intervista, che mi sembra giusto e opportuno, che noi abbiamo il 2% del mercato, ma nel 94, Giovanni, quanto tu avevi esperienza, l'abbiamo fatto. Pensavamo di avere il 2% del mercato in Italia. Attenzione, il 2% può sembrare che è piccola cosa qualcuno, però teniamo conto che l'altro 90% in genere è fatto da multinazionali, mentre invece noi siamo l'unica azienda, e di questo credo che tutti noi dobbiamo essere fieri, a partecipazione interamente, di capitale interamente italiano. Vi ricordo che il 59% del CCFS che la controlla, poi abbiamo Parco e poi abbiamo imprenditori privati. Ecco, adesso però la voglio smettere, voglio finire anche perché rischio di bussare tutti. Volevo solo dire che comunque questa crescita e questi numeri sono stati fatti grazie al fatto che non diamo un servizio standard, omologato. Se vogliono la macchina e basta, vanno alla Europa... sempre attenti alle esigenze delle aziende e degli assegnatari, è fondamentale. Io so che nel corso sempre, quando vi dico sempre queste cose qua, perché ve le ripeto spesso, noi cresciamo, ci affermiamo e facciamo questi risultati se riusciamo a dare un servizio. Per le aziende noi dobbiamo essere, come diciamo sempre, un partner, non dobbiamo dare un prodotto, ma un partner, che vuol dire che le aziende, i clienti che qui sono, ci devono sottoporre delle proposte, ci devono anche mettere tra virgolette in difficoltà, perché è da questo che si cresce, con le difficoltà. Quindi io, a nome della proprietà e del consiglio di amministrazione, chiaramente ringrazio tutti voi, ringrazio i clienti, naturalmente senza i quali non saremo qua, ringrazio i fornitori, ovviamente tutti i nostri centri di assistenza, ma soprattutto chiaramente devo ringraziare i dirigenti che qui sono presenti, perché poi il presidente giustamente viene qua ogni tanto, si prende e lodi, però alla fine i dirigenti che sono qua, ovviamente l'amministratore delegato, la Stefania Baldi, ma soprattutto tutto il personale, perché siete voi. E qui mi piace ricordare un'altra cosa, che insomma noi nel 2003-2004 siamo cresciuti tantissimo, abbiamo assunto circa 15 persone, di queste 15 persone, ecco, il livello per anno, le persone in termini dal punto di vista dell'età, volevo dire a media sui 23 anni. Quindi siamo un'azienda giovane, ma soprattutto fatta di giovani, e i giovani hanno questa prerogativa, quelle che vogliono crescere, vogliono farsi spazio. Questo è importante. Quindi siete stati voi, siete artefici di questo sviluppo, siete artefici di questa azienda di successo, che vi confesso, con la vanità che un po' mi contraddistingue, perché ognuno è fatto a suo modo, io vado particolarmente fiero. Grazie. Personalmente anche ringraziare
alzare il presidente, cosa che peraltro invece con il mio difetto faccio, faccio poche volte. Certamente nel, da quando è presidente, sono 4 anni credo che sia presidente in Carsepe, è iniziata una collaborazione che sicuramente ha agevolato anche il mio compito e di questo credo di essere grato al presidente Alfano. L'altra cosa che ci tengo a dire in questa sede è proprio la stabilità del nostro nucleo sociale. La nostra proprietà è 10 anni che penso in maniera indiscussa, poi non so se internamente più discussa, ha rappresentato un elemento di sicurezza, di solidità, non solo per la stabilità ma anche per la disponibilità delle risorse che ci hanno consentito di essere siamo arrivati. Credo che in qualche modo, io non ho molta esperienza, un socio di questa spessore, di queste, che ha questi comportamenti, sia veramente il miglior socio che un amministratore delegato per la propria impresa si possa in qualche modo augurare. E quindi credo che il successo sia, i successi siano sicuramente da condividere anche con questa solidità che ci ha rappresentato, hanno rappresentato i nostri soci di riferimento. E per il resto, segna di quella che è la 5.000esima auto che gestiamo in questo momento, un obiettivo per noi ambizioso, e approfittiamo per una piccola cerimonia che abbiamo consigliato. Prego. Arriverà lì perché cancello è chiuso questo. Ah, io posso anche mettere il nostro. Penso di sì, così. Sì. Quando vogliamo andare? Beh, mi raccomando, vadano, sentiamo. Benissimo. Che a casa non la vedo. Va bene. Grazie.
degli spunti. Prego! No, lasciamo dire le categorie.
lasciamo perdere la magrezza. Un po' di...